Benvenuti e bentornati nel mio canale. Intanto buon 2021, anche se con un leggero ritardo. Io non so quanti di voi siano fan di Dragon Ball e praticano yoga, perché adesso andremo a realizzare la Battle Sweet Saiyan, proprio quella indossata da Vegeta, ma noi nel dettaglio andremo a realizzare quella di Bardock, padre di Goku, perché abbiamo reperito due tappetini di yoga neri. Volete scoprire quali altri materiali dobbiamo andare a reperire per costruire la Sweet Saiyan? Andiamola a scoprire insieme. Col primo tappetino ritagliamo la sagoma della parte anteriore della suite, aiutandoci con le misure di una nostra maglietta. Ritagliamo e tracciamo nuovamente la sagoma, ma solo dei pettorali da incollare sulla nostra base. Fate tutto con un buon taglierino o con delle forbici ben affilate. Prima però ritracciamo nuovamente la sagoma dei pettorali per ottenere i contorni dei medesimi, tagliando via l'eccesso. Assembliamo il tutto con la colla a caldo. Disegniamo un ovale per gli addominali e ritagliamolo. Otteniamo delle strisce tutte uguali e incolliamole una sull'altra per dare tridimensionalità. Ricopriamo ogni singola striscia con gomma Eva verde e incolliamo tutto sulla base. Due strisce da sovrapporre l'una sull'altra e incollare attorno alla sagoma degli addominali, ottenendo un contorno. Realizziamo le spalline con due rettangoli lunghi, ritagliamo delle strisce da sovrapporre e ricoprire con gomma Eva verde. Serviranno a collegare parte anteriore e posteriore. Posteriore, emulate lo stesso procedimento di quella anteriore, ma senza scollo e aggiungendo i dettagli presi dalle immagini di riferimento. Per i fianchi ritagliate due rettangoli larghi, un'estremità attaccatela con colla a caldo alla parte posteriore interna della suite. L'altra estremità andrà attaccata alla parte anteriore interna con del nastro adesivo per abiti, in base alla vostra comodità. Aiutatevi allo specchio per questo procedimento o con un manichino. Nella parte anteriore dei fianchi aggiungete due strisce verticali nei rispettivi lati per fare i bordi. Fatto tutto, rifinite i contorni di tutta la suite con delle forbici e rendetela tridimensionale con la pittura se volete. Terminata. Le mie considerazioni finali: non sono del tutto contenta del risultato perché so
che avrei potuto fare di meglio. È la prima volta che costruisco una suite Saiyan. Come prima volta non sono delusa. Questo è più che altro un prototipo, però sicuramente rifacendolo so quali errori non devo commettere, come l'utilizzo del taglierino, perché sarà che il mio non era nuovissimo, quindi tagliando il materiale effettivamente non riuscivo ad avere un qualcosa di uniforme e liscio. Infatti poi sono passata alle forbici di diversa misura e con le forbici grandi devo dire che effettivamente gli intagli venivano più precisi, più netti e molto molto più lisci. Infatti questa parte qui, nonostante abbia usato anche il taglierino da questo lato, posso constatare che nelle parti dove ho utilizzato le forbici il lavoro è stato molto molto più pulito. Io ho preso le misure su una mia maglietta, però neanche troppo aderente, però nonostante ciò è venuta comunque una suite abbastanza larga. Figuratevi che l'ho fatta indossare anche al mio ragazzo, che è una LXL, e gli veniva larga. Infatti mi ha detto se fosse stata più aderente o comunque più sagomata sarebbe stato meglio. Per farla più sagomata sicuramente non avrei dovuto utilizzare questo materiale, ma avrei dovuto utilizzare qualcosa di più professionale come Warbla. Chi lavora nel mondo cosplay e fa soprattutto armature sa benissimo che il Warbla è uno dei materiali più flessibili, soprattutto col calore, che puoi veramente modellarlo come vuoi e puoi ottenere dei risultati fantastici. Infatti volevo fare una versione femminile dell'armatura perché non mi sarebbe dispiaciuta indossarla, però effettivamente avrei dovuto fare le coppe per il seno e, guardando il materiale che si era flessibile ma non molto, non sapevo effettivamente come realizzarle, quindi ho pensato direttamente di fare quella maschile, che comunque aveva meno difficoltà nella parte dei pettorali. Sicuramente una delle parti che mi piace di più della suite sicuramente la parte della pancia, delle spalle e anche il retro, perché ho fatto questo effetto un po' a scaglie, chiamiamolo così, dove praticamente ho intagliato un intero pezzo a listarelle e poi li ho sovrapposti uno sopra l'altro con la colla a caldo, creando questa sorta di rilievo. Infatti toccandolo ha un buon risultato al tatto e devo dire che l'ho resa un po' più tridimensionale, perché se la lasciavo con, diciamo, i colori base, sì, avevo un effetto più cartone animato, però io devo farla più realistica. Ho fatto tutte queste sfumature che vedete. Nei laterali, come avete visto nel video, ho messo degli strappi perché ho pensato che fosse la cosa più comoda da utilizzare. Magari chi è più bravo di me, chi lavora con queste cose, potrà consigliarmi tutt'altri materiali, tutt'altri supporti, tutt'altri modi di allacciare un'armatura. Ben venga, perché così le prossime volte saprò come muovermi. Di questo colore perché mi sono ispirata a quella di Bardock o quella di Broly, come preferite, anche perché il materassino per yoga c'era soltanto blu e nero. Quella più classica sarebbe quella bianca, che vediamo indossare comunque a Vegeta o a Trunks o a Gohan bambino durante l'allenamento nella saga di Cell. Sono adattata con il materiale che avevo a disposizione. Diciamo che è una soluzione molto molto economica e molto alla buona per chi, diciamo, è alle prime armi e vuole portare magari in fiera un cosplay basato su un personaggio Saiyan, che sia conosciuto o un original, non vuole spendere tantissimo e vuole mettersi alla prova. Credo che questo tutorial possa tornargli utile. Quindi, ricapitolando, guardandola da lontano fa di certo il suo effetto, anche, diciamo, come oggetto così d'esposizione potrebbe anche passare. Come cosplay alle prime armi potrebbe anche passare, però ovviamente se andate vicino noterete tutti i problemucci che ho avuto. Però nel complesso, se dovessi darmi un voto, ripeto, come prima volta, mi darei un 7. Sì, un 7 va più che bene, perché ripeto, è la prima volta che realizzo una cosa così grande che si avvicini molto alla realizzazione quasi di un vestito. Spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento, che vi possa aiutare se avete intenzione di realizzare una suite Saiyan. Per qualsiasi cosa contattatemi, sapete che sono disponibile e reperibile su tutti i social che vedete giù in descrizione, insieme anche alla lista dei materiali che andrò a riepilogare per ricordare a voi cosa dovete comprare per realizzare questa grandissima cosa alla mia destra, che invece sarà in video alla vostra sinistra.
Se per caso qualcuno di voi si cimenterà nella realizzazione di una suite Saiyan seguendo il mio tutorial, non vi preoccupate, mandatemi le foto, io non posso essere che contenta. Fino a poco tempo fa pensavo che una cosa del genere fosse totalmente non realizzabile, però mi sono presa di coraggio, avevo questo desiderio di realizzarla, ci ho voluto provare, questo è stato il risultato. Sicuramente posso fare di meglio. Con questo vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao!